Ciao a tutti, bentornati sul mio canale, sono Francesca, sono un'assistente di volo base Miami, sono appena arrivata all'aeroporto, adesso venite con me e andiamo a San Paolo, non volo credo da un mese e mezzo. Questo è il bello del mio lavoro, che è molto flessibile, quindi cioè magari posso volare tutti i giorni come posso non volare per un mese e mezzo e poi ovviamente fare tutti i voli che devo fare uno dietro l'altro. Quindi venite con me, andiamo in Brasile. Potrebbe essere anche l'ultima volta che vado in Brasile. Non voglio spoilerare troppo, ma più tardi scoprirete perché dico ciò. Sono appena salita a bordo, dovevo essere la numero 8, ma una collega mi ha chiesto di fare cambio e fare la numero 3. Se avete visto il mio video sulle posizioni a bordo, intanto sapete che mi incastro sempre con la valigia. Mi sono incastrata. Saprete che io ho la numero 8 su questo aereo, che è il Boeing 777-300, non lo voglio fare, quindi grazie cara collega che mi fai fare la numero 3. Vedete che la preferenza delle posizioni è sempre relativa, quindi magari a me non piace fare una posizione che a un altro piace fare. Questo è l'aereo più grande che abbiamo in assoluto, ha 305 passeggeri, pensate un po', guardate quanto è grossa la business. Galli dietro e aiuterò chi fa il galli, quindi il numero 2 dell'economy. Mi sto già cambiando le scarpe perché ho messo i tacchi, ma non volando da così tanto c'ho già male ai piedi, quindi ballerine siano. Guardate un po' chi c'è qua di fianco a noi ragazzi, cioè Ita, quindi loro arrivano da Fiumicino e noi da Miami. Quindi passeggeri sbarcati, sono le 4:45 del mattino, adesso andiamo in albergo. Sono sul pulmino che ci porta in albergo e mentre stavamo facendo immigrazione avevo tutto l'equipaggio Ita davanti e quindi insomma, siccome hanno appena cambiato la divisa, ho iniziato una conversation e poi tra l'altro c'erano anche due o tre colleghi che già conoscevo. Quindi li salutiamo. Arrivata in camera, sapete prima cosa che faccio? Il controllo che non ci siano cadaveri o gente nascosta, poi controlliamo la vista. Giornata di sole ma fa freddo. Nel frattempo sono quasi le 8 del mattino, quindi c'era abbastanza traffico dall'aeroporto. Ho fatto un pisolino di circa 30 minuti sul pulmino stecchita proprio con la bolla al naso anche forse. E adesso sono un po' combattuta perché devo dirvi una cosa, che io ho preso questo volo solo ed esclusivamente per andare a comprare tessuti e materiali vari che poi io utilizzo per fare le mie borse, le mie creazioni. E quindi mi sembra che aprano alle 8, quindi mi conviene andare assolutamente oggi perché i colleghi brasiliani mi hanno detto che domani invece è una festa nazionale, quindi sarà tutto chiuso, quindi o vado oggi o mai più. E quindi andiamo, dai, vediamo se non svengo prima, però mi cambio e usciamo. E niente, avevo detto esco subito, in verità sono passate 2 ore e mezza da quando ho detto esco subito perché mi sono un attimo appoggiata al letto e mi sono addormentata. Comunque da ancora presto, devo dirvi che sono qui al sole perché all'ombra fa veramente freddo. Credo ci siano tipo 17-18 gradi. Sappiamo che in Brasile di solito è inverno quando da noi è estate, però insomma tutti i colleghi brasiliani mi hanno detto che è vero sì che stiamo andando verso l'inverno, però insomma fa veramente freschino per essere San Paolo.
tornata in camera, non ho fatto video fuori perché, cioè, me lo dicono sempre, a tutti quelli di Uber, che non posso tirare fuori il telefono nella zona dove poi vado a fare acquisti. Dicono tutti che è molto pericoloso. Siccome me l'hanno detto veramente tutti gli autisti di Uber, a questo punto ho detto dai, va bene, sarà pericoloso. Comunque, se siete curiosi di vedere dove sono andata a fare shopping, basta che vi prendete l'ultimo video su San Paolo, perché lì avevo fatto video e non mi era successo niente. Cioè, secondo me dipende un po' anche come tatteggi, anche, cioè, per esempio, vado in giro vestita, non dico come una barbona, ma quasi, non ho neanche gli orecchini di plastica, niente orologio, niente anelli, niente. Sì, effettivamente il cellulare è la cosa che vale di più che mi porto dietro, però insomma, io sono sempre stata tranquilla, non ho mai avuto sensazioni di pericolo, però a sto giro niente video, però adesso vi faccio vedere i miei acquisti della giornata. Ecco qua, questo tessuto di Britto, chi è che conosce Britto? Qua sto intenzione di fare delle borse, però secondo me non le posso poi vendere al pubblico, perché mi sa che poi Britto mi dice scusa, ma non si può. Quindi le farò per me o magari per amici e parenti. Queste sono le varie lettere con cui scrivo Miami, da mettere sulle mie borse, quindi piccoline, grandi. Ho preso anche qualche altro aeroporto, eh? Poi vediamo gli altri patch, perché sono stata nel negozio dei patch che io adoro. Potevo non comprare l'amico Flamingo? No. Poi ho comprato un sacco di queste alette, quindi adesso ormai sarà il must have di tutte le mie borse avere le ali. Ho comprato varie bandierine, Brasile, England, un altro Brasile, un'altra America, un'America più piccolina. Un flaminghino più piccolino, anche la Francia, dai, povera Francia, anche un'Inghilterra così. Questo mi piaceva, non so bene che cos'è, sarà una roba militare. E questo, vabbè, niente, ho preso un sacco di queste alette. Poi ho comprato anche questi vari, come si chiamano, per fare tipo le tracolle delle borse. E questo che avevo già preso l'altra volta, che adoro, quindi ne ho preso di più. Quindi adesso metto via tutto, questa sosta è molto lunga e onestamente con il fatto che domani è una festa, quindi sarà tutto chiuso, mi sa che diventerà una sosta di puro relax e anche magari di editazione video, direi. Buongiorno, sono le 10:30, mi sono svegliata da poco, andiamo a fare colazione. Uscita dall'albergo volevo fare una cosa sportiva parzialmente, perché mi ricordavo che avevano le bici a noleggio, non le hanno più. Quindi adesso andiamo un attimo al parco, c'è un grande parco qua vicino e andiamo a piedi. In questo parco che si chiama, me lo scrivo qua sotto perché me lo sono già dimenticato, credo che sia abbastanza sicuro perché è pieno di famiglie e tra l'altro c'è pure la security all'entrata, quindi facciamoci un giretto. Guardate che bella pista ciclabile, se avevo anche una bici. Però lì l'albergo non le noleggia più e mi ha detto che ci sono in giro quelle da noleggiare, ma io per adesso non le ho ancora viste. Oh, mi date un passaggio? Sembra, non sembra molto comoda questa bici qua. Cioè che attraverso senza essere investita dalla bici. Guardate quanta gente, oggi è una festa nazionale, quindi non lavora nessuno. Io ovviamente vado in giro a caso, seguo dove va la mandria, vado anch'io, vuol dire che sarà il posto più bello. Vedete, in questo parco è pieno di sia musei che c'è anche il planetario. Questo non so, ah no, picnic. Veramente bello sto parco. Oh, c'è pure il laghetto qua, eh. Quella si è arrampicata sull'albero per fare le foto. Se mi arrampico io, secondo me vengono giù tutti i rami.
Oppure mi incastro e non riesco mai più a scendere, devono cancellare il volo di ritorno. No, in verità non lo devono cancellare, sapete perché? Facciamo una parentesi aeronautica. Tutti i voli partono con un certo numero di assistenti di volo, c'è un minimo richiesto proprio per far decollare l'aereo e poi a seconda dell'aeromobile e della destinazione potrebbe essere che ci sono più assistenti di volo del minimo. In questo caso sul Boeing 777-300ER, su cui vogliamo noi, siamo in 11, ma il minimo richiesto è 10. Quindi se per caso barrampico mi ammazzo, l'aereo può decollare lo stesso. Non è così quando vogliamo sul Boeing 787-8, perché in quel caso il minimo siamo 8, quelli richiesti, e vogliamo in 8. Quindi in quel caso, se succede qualcosa a qualcuno, il volo va cancellato, a meno che trovino un altro assistente di volo così al volo, ma di solito se non si è in base è molto difficile. Se si è in base invece c'è sempre qualcuno di riserva, insomma, da chiamare all'ultimo minuto. Questo padiglione, quindi padiglione giapponese. Andiamo. Ah, qua si paga 7 reais. Ecco, non so perché c'era scritto 7, perché ho pagato 15 reais, sono meno di 3 dollari, quindi comunque dai, direi che ci sta. Ve l'ho già detto in passato, per chi non lo sa, il Brasile ospita la comunità giapponese più grande al di fuori del Giappone. Infatti, sapete, c'è anche proprio il quartiere giapponese, vi ho già portato un paio di volte. Adesso facciamo un giretto di qua e poi direi che un bubble tea ci sta. Io in Giappone ci sono stata grazie alla Volare Airlines, tanti tanti anni fa, ormai 20 direi. È tutto scritto in portoghese, quindi guardiamo solo le foto. Anche se sicuramente capisco il portoghese meglio scritto che parlato, perché ovviamente essendo una lingua latina, diciamo che è più facile da capire. Mentre quando parlano io veramente ho molta difficoltà a capire. Loro mi capiscono quando gli parlo un misto di spagnolo e italiano, quasi sempre mi capiscono. Io invece no. Per salire sopra ci hanno dato i copriscarpe. Vediamo se riesco a mettermelo facendo il video o no. Mi ammazzo. Che carina questa dei bambini. Non capisco se devo mettermi queste sopra o no. Quindi se volete vi mettete le ciabatte loro, se no basta che vi mettete i copriscarpe. Io ho optato per i copriscarpe. Ma qua dite che andiamo a casa di qualcuno. Vediamo. Ah sì, siamo entrati in casa di qualcuno. Guardate, qua c'è il lago delle carpe. Sushi. Adesso la bambina mi ha fatto venire voglia di sushi, però non credo che questi siano pesci da mangiarsi come sushi. Che dite? Ho preso un lychee bubble tea, sarà buono? No, è orribile, cioè sa peggio del Lipton Ice Tea, quello nel bricco che mi davano quando ero bambina. Bene, meno male che ho una bottigliata d'acqua, magari gli aggiungo un po' d'acqua e diventa più bevibile. Beh, dai, mi accomodo un attimo qua, mi parcheggio. Il brutto anatroccolo. Sono tanti brutti anatroccoli. Se venite in vacanza a Miami Beach e andate a farvi un giro al Botanical Garden, che l'ingresso è gratuito, trovate anche lì un piccolo piccolo giardino giapponese carino.
Guardate, ho trovato anche le api. Cioè, non so se sono tutte dentro a dormire, perché non ne vedo neanche una fuori. Però hanno le apette qua. Ah, ecco, ho guardato il catalogo sbagliato, quindi adulto e 15. 7 sono quelli, diciamo, con gli sconti. Guardate, un camion carico di cocchi. Guardate un po', qua ci sono addirittura i locker, quindi se volete mettere le vostre cose, insomma, di valore, non volete portarvele in giro, c'è il locker. E questo qui invece credo che sia l'attesa per noleggiare una bici. Guardate un po'. Affittano anche le bici col portacane. A letto perché stavo cercando di dormire, visto che in teoria avrei il pick up alle 19 per poi fare un volo tutto notturno, però mi è appena arrivato un messaggio che il nostro volo è ritardato a domani mattina, quindi adesso non ci voglio neanche di accendere la luce, solo che sono tipo le 5 del pomeriggio, quindi che faccio? Ho ordinato il servizio in camera perché non ho voglia di uscire, e faccio notare la caipirinha, visto che i miei vicini di casa stanno organizzando l'happy hour alla faccia mia a casa. Ho detto, vabbè, allora mi prendo anch'io la caipirinha. Ho preso l'insalata e la frutta. Stavo già quasi dormendo quando ho sentito un rumore. Mi hanno infilato questo nella porta. E ci dice che il nostro pick up è alle 8:50. Buongiorno da San Paolo. Sono le 7:30 del mattino. Quindi siamo in ritardo di circa 14 ore sull'atterraggio, quindi insomma è andata così, visto che non ho ancora ben capito che cosa sia successo, ma credo che sia un problema tecnico all'aereo, perché ho visto che tutti gli aerei ieri erano atterrati, quindi si vede che uno si è rotto nel frattempo. Nel frattempo ha anche cercato di entrarmi in camera qualcuno, quindi voi che ridete sempre che faccio il controllo cadaveri, controlli vari, è molto importante, vedete qua, tenere sempre chiuso con questo. Quindi non mi sono entrati in camera solo perché c'era quello. Non dico che fosse malintenzionato, può essere semplicemente che fosse la donna delle pulizie, perché probabilmente noi dovevamo partire ieri sera, magari non è stato comunicato a quelli che fanno le pulizie che noi eravamo ancora in camera. Però insomma, siccome non si sa mai, e anche fosse appunto un errore, cioè se siete magari in mutande o state dormendo, pensate che infarto che vi viene. Quindi mi raccomando, usate sempre questa chiusura extra. Addirittura io in certi posti malfamati metto pure la valigia davanti alla porta, così, giusto per non avere problemi. Adesso mi preparo e poi speriamo di volare a Miami nel più breve tempo possibile. Adesso è giunto il momento di svelarvi perché all'inizio del video ho detto che forse potrebbe essere l'ultima volta che vengo in Brasile. Praticamente ho fatto quella cosa che sempre dico, dai, però se la faccio forse la mia vita è migliore, ma no, è una cosa molto stupida, non la fare, invece l'ho fatta, cioè ho ancora tempo di cambiare idea. Praticamente ho messo la richiesta di trasferimento di base, praticamente andando in un'altra base, quasi tutte tranne Miami, avrei l'opportunità di fare i voli verso l'Italia, perché ovviamente parlando italiano sono Italian speaker per la compagnia. E quindi quasi sicuramente riuscirà a fare quei voli lì, voli molto molto senior, quindi se io non parlassi l'italiano con la mia seniority di 11 anni, cioè lo vedo col binocolo, invece parlando la lingua ovviamente riesco a farli. Quindi ogni volta dico dai lo faccio, poi dico ma no, poi comunque ho intenzione di vivere sempre a Miami tranquilli, quindi non è che poi mi trasferisco. Quindi ho chiesto base Philadelphia. Se mi seguite da un po' sapete che io per 6 anni ero stata base Charlotte e facevo questo commuting, quindi pendolavo tra Miami e Charlotte, però era una cosa obbligatoria perché ai tempi non potevo essere base Miami. Invece adesso sono base Miami, vivo a Miami, quindi la comodità di prendere insomma l'autobus, Uber o il marito che mi porta all'aeroporto, fare il mio volo, tornare indietro, tornare a casa è impagabile. Però siccome devo dirvi che mi sono un po' stufata di fare sempre gli stessi voli, ho detto dai, proviamo, cambiamo, riuscirò a volare probabilmente sia verso Roma che verso Venezia, quindi se prendete un volo verso queste due destinazioni, su Philadelphia, magari ci sono io.
E poi ho intenzione di farlo solo per l'estate, perché ovviamente l'estate abbiamo molti, molti più voli intercontinentali, quindi magari ci sta che salta fuori anche qualche volo su, che ne so, Dublino, Atene, Lisbona, tutte destinazioni che qua da Miami non facciamo. E quindi mi spiacerà lasciare il Brasile, perché da Filadelfia non si vola in Brasile, e quindi ho fatto shopping selvaggio l'altro giorno. Perché chissà quando torno, perché altra cosa da dirvi è che a maggio sarò poi di riserva, quindi dubito che lavorerò un granché. Sapete che la riserva ci pagano un tot di ore, sia che vogliamo sia che no, e tra l'altro sono molto senior come riserva il mese prossimo. Ecco, le ultime parole famose, dopo aver detto sono molto senior, adesso vedrete che vi chiameranno tutti i giorni. No, dai. E niente, quindi vi do questa notiziona. Potrebbe essere che cambio idea nel frattempo, perché ho ancora 2 o 3 giorni per togliere questa richiesta di transfer. E poi vedremo, vedremo se me ne pentirò amaramente oppure no. Che dite? Fatemi sapere. Guardate un po' questo aereo. Star Wars. Oggi entriamo dalla porta numero 1. Sapete, di solito imbarchiamo dalla numero 2. Quindi vi faccio vedere la first class. Se viaggiate in business, vi consiglio di prendere su questo aereo la fila 3 e la 4, perché vedete che avete una cabina, diciamo, separata. Mentre qua continua la business class, però ci sono molti più sedili. Questo è l'unico aereo che abbiamo che ha 4 classi di servizio, quindi first, business, questa è la premium economy che vi faccio vedere adesso. E poi andiamo, mi sono incastrata con la valigia, come al solito, aiuto! Poi andiamo in economy, che però è chiamata main cabin. Guardate, vi faccio vedere questo qui che non dovrebbe stare qua, quindi qualcuno l'ha lasciato qua, è il bassinet, quindi è la culla che si può attaccare qua, però per avere la culla dovete per forza pagare per stare in prima fila, a meno che ci siano posti disponibili, allora magari qualche assistente di volo vi sposta, però di solito è tutto pieno, quindi se volete la culla mi raccomando pagate il posto. Io continuo a incastrarmi. Non ci passo, non ci passo, aiuto. Quindi appena salita a bordo, questo è il galley dell'economy, questo è il mio strapuntino, adesso vi porto con me nel crew rest. Perché andiamo a fare i letti per tutto l'equipaggio. Accendiamo la luce. Questo diciamo che non è un compito di un assistente di volo in particolare, però Madonna fa un caldo qua sopra, aiuto. Però è buona cosa, vedete ci sono tutti i letti. Questo mi sembra che abbia quante sono? 1, 2, 3, 4, sono 8 cuccette. Ovviamente non stiamo tutti 8 qua sopra, andiamo a turni, però insomma adesso faccio il letto, dai. Di solito ne preparo 4 o 5, però oggi col caldo che fa, mi sa che ne facciamo solo 4. Ovviamente la testa va messa solo da una parte, in questo caso quella. Indovinate perché? Thank you.
tornata a Miami, non stava piovendo fino adesso, quindi è iniziato a diluviare. Mi sono venuti a prendere marito, Ryan, e Stellina dorme, si è addormentata. Adesso stiamo andando a prendere, siccome non c'è spesa in casa, visto che mio marito non è andato a fare la spesa, abbiamo detto andiamo a prendere da mangiare. Non so neanche se mi sentite questo. Questa pioggia sottofondo. Ryan, cosa fai? Stiamo andando a prendere, abbiamo ordinato al telefono un posto che fa ceviche veramente spettacolare, che vi consiglio, però devo dirvi che è alla 71esima strada Collins, quindi abbastanza lontano se insomma siete a South Beach, però veramente ha dei prezzi molto più abbordabili di South Beach ed è veramente buona, quindi ve lo consiglio. Adesso vi ringrazio di aver volato con me anche quest'oggi, mi raccomando iscrivetevi al canale e ci vediamo al prossimo volo. Ciao a tutti! Ciao a tutti! Ciao.